Buona prima ragazzi, qui a Just Isoli siamo tornati a Colonia, finalmente dopo tanto tempo, no, non è vero, non c'ero mai venuto per provare FIFA 19, perché infatti come vedete alle mie spalle abbiamo provato questo FIFA 19, purtroppo solamente la demo, però era disponibile per tutti, solo la demo o comunque il calcio d'inizio, anche per chi era stato invitato da EA o era un game changer, quindi un po' una merda, però comunque ci accontentiamo, vi andrò a dare le mie impressioni sul gioco. Lasciate un mi piace, perché se arriviamo a un numero di mi piace indefinito vi porterò ragazzi gli overall che sono riuscito a scovare tramite dei magheggi non troppo, come possiamo definirli, legali. Ve li porterò in un prossimo video o nei prossimi video da questo macello, quindi lasciate un bel mi piace. Allora, che cosa è successo? Niente, non è successo niente. Ho provato calcio d'inizio di FIFA 19, c'è solo quello da provare a parte The Journey, ma sinceramente non me lo so voluto spoilerare. Come ho trovato questo FIFA 19? Totalmente diverso. L'impostazione in campo delle squadre è totalmente diversa. Intanto qui partono i trailer a bomba, grandi gli sports in the game. Praticamente le difese giocano molto ma molto più alte. È molto facile subire imbucate, ma anche molto facile anticipare i passaggi. Quindi se il difensore è forte, se avete una difesa forte, è facile che anticipiate i passaggi, ma è anche molto facile essere imbucati e il giocatore avversario si trova tu per tu col portiere da metà campo. Quindi le tattiche vanno gestite bene, non ho capito molto bene le tattiche perché qua è tutto in tedesco. Non so un cazzo in tedesco, so dire solo Hans vai drei polizai, che vuol dire 1, 2, 3 polizia. Comunque le tattiche ci ravoleremo sicuramente quando uscirà la demo o comunque il gioco completo, quello è secondario, ma è completamente diverso il sistema di tiro ragazzi. Il low driven è infattibile per me, perché bisogna premere R1 più L1 più cerchio, è una cosa che secondo me è inutile e ho provato e non mi sembra neanche così OP come era su FIFA 18, quindi low driven lo metterei da parte completamente. Il timed finishing mi sembra abbastanza complicato. Ho fatto qualche partita, ma non abbastanza da prenderci dimestichezza, quindi per ora giudizio sospeso. Se vi esce però vi escono i tiri devastanti. Il tiro normale ragazzi sembra il tiro migliore da fare, quindi semplicemente con cerchio potete creare dei gol clamorosi. Cioè io ho fatto dei gol con Neymar, dei gol con Dybala di destro, pazzeschi, semplicemente col tiro normale. Quindi non so se dipende solamente dalla demo che questi tiri sono OP, oppure se anche nel gioco completo. Ovviamente poi come al solito Ultimate Team sarà un altro tipo di gioco, molto più veloce, qui è molto lento, dovete tessere la vostra ragnatela di passaggi, giocare molto sulle fasce, perché i cross sono tornati ad essere quelli che erano su FIFA 14, o quasi. Le traiettorie dei cross sono molto ma molto insidiose, vanno praticamente a tagliare fuori tutta la difesa se non siete bravi, quindi occhio, occhio ai cross perché potrebbero tornare ad essere OP. Allora ragazzi, parliamo dei giocatori che più mi hanno colpito prima di risentirci, poi quando tornerò alla base per ulteriori opinioni, ulteriori video. Allora, della Juventus mi è piaciuto molto Benassia, mi sembra molto ma molto forte, penso il difensore più forte che io abbia provato. Benassia, voto 10. Poi chi mi è piaciuto molto, Dybala, vabbè, mai scontato, della Juventus. Andando in altre squadre, Douglas Costa, sempre tornando in casa Juve, è molto 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 forte. Per quanto riguarda le altre squadre, mi ha colpito Fred, che nonostante sulla carta non sia un drago, mi è sembrato abbastanza interessante. Per quanto riguarda i giocatori da cui mi aspettavo di più, sinceramente CR7, sarà che è cambiato molto anche il sistema dei passaggi, cioè i passaggi che sono considerati OP su FIFA 18 qui non funzionano. Quindi provandoli a fare, magari quel giocatore ti sembra scarso, ma in realtà è il tipo di passaggio che non va bene per questo gameplay. Comunque Ronaldo non mi ha emozionato, vi devo dire la verità. Giudizio comunque sicuramente da rivedere, perché CR7 non può essere scarso sicuramente su FIFA. Però per il momento non mi ha colpito come magari un Douglas Costa, che mi sembra molto ma molto interessante. Paris Saint Germain ragazzi, da tenere d'occhio, perché Mbappé, ora non vi dico quanto acqui di overo sulla demo, ma lo vedrete in un prossimo video, se lasciate un mi piace. Però il Paris Saint Germain ragazzi, teniamolo d'occhio, perché ci sono diversi giocatori interessanti. Io non ho più la voce perché sto urlando e spero si senta bene. Noi ci becchiamo alla prossima quando tornerò, lasciandomi mi piace e niente, ciao.